Sono in aumento le vittime nell'escalation di violenza e ostilità in atto tra le forze azere ed armene per la contesa nel Nagorno-Karabakh. La comunità internazionale ha chiesto un cessate il fuoco, ma al momento sembra improbabile, con ciascuna delle parti che incolpa l'altra per aver iniziato la disputa. Il presidente azero ed il premier armeno hanno esposto le loro posizioni nel corso di interviste esclusive rilasciate ad Euronews. Siamo riusciti a liberare parte dei territori occupati, afferma Ilham Aliyev. Il nostro obiettivo principale è il ripristino dell'integrità territoriale dell'Azerbaigian. L'Armenia deve calendarizzare il ritiro delle truppe dai territori occupati. E questo calendario deve essere approvato dai co-presidenti del gruppo di Minsk, paesi mediatori. Dopodiché, penso ci si debba imporre uno sforzo per raggiungere il cessate il fuoco. In buona sostanza la chiave di volta sembra essere un compromesso, tuttavia il primo ministro armeno accusa l'Azerbaigian di preferire la violenza. La nostra posizione è stata e rimane incentrata sul fatto che la questione del Karabakh non può essere risolta con la violenza, dice Pashinyan. Qualsiasi soluzione non può essere raggiunta attraverso la violenza. Però la politica azera ha attuato un piano per risolvere violentemente la questione del Karabakh. L'Armenia è sempre stata pronta al compromesso, l'Azerbaigian invece pare non lo voglia. I combattimenti hanno spinto la comunità internazionale ad esprimere seria preoccupazione per le notizie di attacchi su aree popolate e ad esortare entrambe le fazioni a preservare i civili.